Oggi vi presento un nuovo progetto Rollo, ovvero lo sviluppo di un settimo asse collaborativo nato per i cobot di Universal Robot. Lo sviluppo dei cobot, ovvero i robot collaborativi, ha aperto un nuovo mercato, un nuovo scenario nel mondo dell'automazione e conosce un trend di crescita molto significativo. Si stima che quest'anno, nel 2018, saranno venduti oltre 15.000 cobot a livello mondiale. Insieme a Universal Robot stiamo sviluppando questo progetto per integrare completamente il settimo asse ed entrare a far parte della loro piattaforma UR Plus. Ciò che ci piace di Universal Robot è la loro filosofia di semplicità di utilizzo, che ha reso accessibile l'automazione ad un'utenza sempre più ampia. Per abbracciare questa filosofia, il settimo asse di Rollon è perfettamente integrato e programmabile nell'interfaccia di UR Plus. Inoltre, ad ogni modello di cobot corrisponde un settimo asse dimensionato opportunamente. Uno sguardo alle caratteristiche meccaniche. Si tratta di una soluzione che utilizza dei trafilati in alluminio ad alta rigidezza. È azionato da un sistema a cinghia dentata che è integrato nel profilo, guidato poi da guide a recircolazione di sfere a bassissima manutenzione. Completa poi la struttura, una soluzione di piedini registrabili e livellabili con qualsiasi tipo di piano d'appoggio e la catenaria portacarico. Sono disponibili tre modelli con diverse lunghezze fino a 6 metri. Il prossimo passo sarà quello di certificare il settimo asse di Rollon secondo le specifiche di Universal Robot, sia in termini di integrazione e programmazione, cioè ciò che già vedete funzionante qui al Motec, sia in termini di collaboratività, ovvero quella che renderà possibile il nostro settimo asse di lavorare senza protezioni ed in presenza dell'uomo.